Buonasera a tutti, sono Cristiano Zanella, 44 anni, di Trento, e sono laureato in economia politica e vengo qui a Bolzano sempre e volentieri. E ho lavorato 3 anni in una multinazionale tedesca che è qua in zona industriale, e qui a Bolzano ho anche mia zia che è qui, che oggi è venuta a trovarmi, e le mie cugine anche. Ci dicono sempre che l'Europa è lontana, ce lo fanno credere. Non c'è mai stata una vera campagna elettorale per l'Europa, perché si vuole tenere l'Europa distante. Ma in realtà l'Europa incide profondamente sulla nostra vita. Ci sono regolamenti comunitari e direttive self-executive che entrano direttamente nel nostro panorama normativo e può essere un bene. Ad esempio, tutti sapete magari che la tutela dei consumatori con la garanzia biennale è merito dell'Europa, che se l'abbiamo in Italia, e anche gli appalti pubblici per le aziende partecipate sono regolamentati da una direttiva comunitaria. Ecco, senza questo, ad esempio, i nostri governanti con i giochetti delle partecipate avrebbero dilapidato ancora più i nostri soldi, e se pensiamo che con i vitalizi si spudoratamente si sono intascati milioni, figuriamoci poi con i giochetti dell'assunzione delle partecipate e dei servizi dati all'esterno agli amici degli amici, sarebbero ancora depredate ancora di più. Ecco, questo può essere un bene, abbiamo detto, anche l'Europa, però non tutti sanno, forse nessuno di voi sa, che ad esempio in periodo di crisi 3-4 anni fa, per aumentare la produttività aziendale, c'è stata una proposta della Commissione che è arrivata al Parlamento di aumentare da 40 a 60 ore lavorative dei dipendenti in azienda. Ecco, questo è una cosa che nessuno sa, però mi chiedo, dove erano i nostri parlamentari, europarlamentari? Cioè, dove era ad esempio Dorfman? Dorfman doveva essere il mio europarlamentare di riferimento, ma vi giuro che fino a 2 mesi fa non sapevo neanche della sua esistenza. Non so, voi magari qui lo sentivate un po' di più, ma in Trentino o in tutta la circoscrizione nostra, che è Trentino, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, non si conosce e nessuno sa cos'è. Eppure è un europarlamentare di tutta la circoscrizione. L'europarlamentare dovrebbe essere sul territorio sempre. I nostri parlamentari lavorano dal lunedì al venerdì e sabato e la domenica prendono, vanno sul territorio, vanno a parlare con i cittadini e cercano di portare le istanze dei cittadini. Ecco, diciamo che la prima cosa che noi dobbiamo fare in Europa, che è un'istituzione che non conosciamo, è quella di entrare come cittadini e cercare di capire come funziona e farvi capire a voi come funziona. Alla televisione, ad esempio, o sui giornali, non si parla mai di Europa. Chi è che sa come funziona l'Europa? Nessuno. Questo è prima, il discorso Mastella. Della trasparenza. Trasparenza però anche sulla gestione dei fondi. Ci sono 1.000 miliardi da spendere in 7 anni e nessuno sa effettivamente dove vanno. Ci sono nomi dei progetti europei, dei finanziamenti che hanno nomi strani, però in realtà non c'è poi una rendicontazione del tipo di impiego che ne viene fatto. Questo perché anche? Perché la maggior parte dei fondi, i fondi europei vengono gestiti dalle amministrazioni locali, che è veramente una gestione che viene fatta come viene fatta per i contributi di fatto. I contributi, sapete anche voi, anche qui in Alto Adige, non siete da meno che da altre parti d'Italia, vengono sempre dirottati dove si vuole. Ecco, questo, diciamo, è il problema della trasparenza che noi vorremmo cercare di risolvere. C'è poi un grosso problema di democrazia in Europa. Ecco, questo è proprio un problema che mi sta molto a cuore. Nelle istituzioni, ad esempio, voi lo sapete probabilmente che il Parlamento europeo non ha iniziativa legislativa, cioè i parlamentari non possono presentare dei disegni di legge che poi vengano discussi, ma è solo la Commissione che li può proporre. Ecco, anche questo è un po' quello che succede qua in Italia. Il governo emette
dei disegni di legge governativi e a colpi di fiducia li fa approvare dal Parlamento, e solo, magari Luigi mi dice cose diverse, solo il 10% mi sembra delle leggi sono iniziativa parlamentare, e questo è proprio una mancanza di democrazia. Ma c'è una mancanza di democrazia anche proprio di strumenti dei cittadini. Avete sentito parlare forse dell'iniziativa europea dei cittadini, in cui si possono raccogliere 1 milione di firme in 7 stati per proporre delle materie da trattare. In realtà ce ne sono di queste iniziative, però non sono vincolanti, e voi mi insegnate che se non è vincolante nessuno le guarda. Ci dovrebbe essere veramente, dovremmo battersi per un referendum, introdurre per regolamento un referendum propositivo europeo. Ecco, voi è da 20 anni che vi state battagliando per introdurre strumenti di democrazia diretta, e adesso lo sapete meglio di me la storia. E anche in Trentino abbiamo presentato, io sono stato uno dei relatori, un disegno di legge in tal senso che sarà discusso in consiglio provinciale entro un paio di mesi. Però io dico sempre, è vero, parliamo di democrazia, si parla di democrazia, però finché abbiamo i politici che sono attaccati alle loro sedie, possiamo stare qua a parlarcene quanto vogliamo, ma queste norme e questi strumenti di democrazia diretta non verranno mai inseriti, perché se vengono inseriti noi cittadini possiamo controllare l'operato, possiamo cancellare le leggi che vengono fatte, o possiamo anche mandarle a casa con l'istituto del recall, la revoca. Questo è fondamentale. Schwarzenegger, il governatore della California, è diventato governatore dopo che il suo predecessore, non mi ricordo il nome, per uno scandalo finanziario, tramite referendum popolare, è stato mandato a casa. E noi dovremmo avere il diritto, e studiando un po' quello che succede negli altri stati, dove ci sono questi strumenti c'è più benessere, c'è meno produzione anche legislativa, perché chi fa le leggi sa che se fa qualcosa che ai cittadini non piace, quel qualcosa viene subito cancellato, e allora non c'è più possibilità. Ecco, queste sono le cose che dobbiamo sicuramente battersi quando siamo in Europa. Ecco, l'Europa poi diciamo che è lontana. Io sto guardando adesso, questa è un po' la mia materia, ho analizzato bene tutti i parametri e i numeri, proprio che ci danno indicazione dello stato e dell'economia. È da due o tre anni che lo dico, e quello che sta avvenendo, tutto quello che pensavo 3 anni fa, noi stiamo seguendo esattamente quello che sta succedendo in Grecia con 2 o 3 anni di ritardo, e gli ultimi dati del PIL che danno meno 0,5 ci indica ancora che siamo ancora in recessione, e non neanche stagnazione, ancora in recessione, e andiamo sempre ancora più giù. Cosa succede? Noi andiamo, l'economia va male, e i nostri politici cosa fanno? Tagliano le spese, ma non tagliano negli sprechi, nei privilegi, e quello lo vediamo tutti. Ogni settimana ci sono 10 milioni in meno alla sanità, 2 milioni in meno all'istruzione, e siamo come le rane in un pentolone di acqua fredda. Viene scaldata l'acqua si riscalda man mano, le rane non si accorgono, e quando l'acqua bolle muoiono tutte in un colpo. È quello che sta succedendo a noi, e sarà sempre peggio se il fiscal compact, trattato governativo, perciò non sono stati coinvolti i cittadini, che ci obbligherà dal 2015 a rientrare nel nostro debito con 50 miliardi di euro all'anno. 50 miliardi di euro all'anno. Quanto ce l'hanno menata con i 4 miliardi per l'IVA sulla prima casa, non trovavano le risorse? Per 4 miliardi, provate a pensare, 50 miliardi. Dove andremo a finire? Questo dal 2015. 50 miliardi tagli, anche qui, sempre, sanità. Sicuramente non le maxi pensioni, perché loro hanno presentato la mozione in Parlamento, e PD, ad esempio, che diceva che dovevano eliminarle, ha votato contro. Queste tutte le cose, poi Luigi me le dirà meglio, lascio che magari è un momento più suo, tutte le cose che dicevano in campagna elettorale i partiti, al momento del voto hanno votato all'opposto, perché loro hanno provato a fare delle mozioni includendo quelle cose che volevano gli altri partiti, e gli stessi partiti votavano contro.
Ecco, questo il discorso del fiscal compact è da tenere presente. Anche qui noi diciamo dobbiamo andare in Europa e dire no, ragazzi, sarà un massacro sociale, l'Italia non può sostenere queste cose. Dobbiamo uscire dal fiscal compact, dobbiamo eliminarlo, bisogna cancellare il trattato. Come gli eurobond, noi vogliamo gli eurobond, se ci fossero stati dei veri eurobond la Grecia sarebbe stata salvata, perché il PIL della Grecia è il 2% di tutto il PIL europeo, se il debito greco fosse stato garantito con degli eurobond si poteva salvare anche la Grecia e cominciare a discutere anche di comunità e non solo di unione. Ecco, ci sono poi altri punti del programma. Noi vogliamo un'alleanza con i paesi del Mediterraneo, anche per vedere un po' di sistemare il fenomeno dell'immigrazione, perché l'Italia è rimasta in balia anche di questi flussi migratori che dobbiamo metterci in testa ci saranno sempre. Bisogna trovare il modo di impuntarsi in Europa, costringere anche gli altri paesi a prendere atto che è un problema di tutti e cercare di risolverlo insieme, tenendo ovviamente conto anche del diritto, sacrosanto diritto d'asilo, delle persone che si muovono nel proprio paese perché ci sono delle guerre, perché per motivi umanitari devono andare. Quello che vogliamo fare noi è proprio questo: entrare in Europa, far sentire la voce dei cittadini, dire no, questa cosa non può andare avanti così, e cercare di sistemarlo. Ecco, questo è.